fiori di echinacea dipinti ad acrilico. Occorrente, intanto che leggete, arruffo il pelo nel mio pennello schiacciandolo sul tavolo. Poi lo inzuppo nel giallo e nel bianco e con questo vado a picchiettare sulla carta. Prendo anche il rosso magenta ed infine il marrone. I colori della parte alta di questa piramide devono essere chiari, quelli in basso devono risultare scuri. Prendete un pennello piatto numero 4 e mischiate sulla tavolozza il colore bianco, il giallo e il rosso magenta, con cui dipingere i petali che devono essere larghi sopra e stretti sotto. Nei fiori di echinacea i petali sono tutti rivolti verso il basso. Bisogna miscelare bene i colori con un goccino d'acqua perché non stiamo lavorando con il colore acrilico asciutto, ma usandolo quasi acquerellato. I petali che girano verso la destra saranno montanti rispetto agli altri. Di ogni petalo di questi se ne vedrà soltanto una parte, potete osservare come li sto facendo. Facendo ruotare il pennello che contiene un po' di colore più scuro rispetto a quello precedente, riesco ad ottenere l'effetto della foglia piegata, di cui vedo la pagina inferiore. I colori che sto utilizzando per realizzare i petali sono sempre gli stessi, la differenza è data dalla quantità di colore dell'uno rispetto all'altro. Il rosso, ispessito col marrone, permette di ottenere un colore scuro che può essere utilizzato per fare i bordi più scuri o far vedere le parti sottostanti le foglie. E adesso vado a scurire la radice di ogni petalo con del colore marrone per dare l'impressione che lì ci sia più ombra e che ci siano le increspature. Secondo fiore, pennello spelacchiato, bianco, giallo, rosso, marrone, e si procede come per il fiore precedente. Sfruttando la combinazione rosso, blu e un po' di marrone, ottengo un colore violaceo adatto a rendere gli effetti delle ombre sotto le foglie. È arrivato il tempo del colore verde, uno stelo un po' curvo per rendere eleganza, insieme alla sua foglia, a cui si possono aggiungere delle nervature per rendere di più l'effetto foglia reale. Io le realizzo col pennello piatto con cui ho realizzato lo stelo e ho dipinto la foglia e lo metto in posizione sbiega. Tenuto di traverso, il pennello sarà in grado di fare delle linee. Per fare le foglie utilizzo, oltre al giallo, al bianco e al verde, anche un po' di marrone. Ed infine sottolineo le nervature con un filo di bianco. Grazie per la visione, appuntamento al prossimo video.